Ciao a tutti, noi siamo Panova Gotti e Esteban Caraschigio e siamo qui per raccontarvi l'avventura dei vostri ragazzi. La giornata è iniziata alle ore 8 con dei ragazzi che hanno svolto la colazione. Successivamente sono andati sui campi, ma stavolta non i campi fuori dall'hotel, direttamente in palestra, perché la giornata piovosa non ce l'ha permesso. Invece il gruppo di ragazzi più grandi, composto dal 2004-2005, è andato in piscina a Tesoro. Gli allenamenti sulle due palestre sono finiti verso le 11.45 e i ragazzi successivamente sono tornati in hotel, dove hanno potuto sciacquarsi per il pranzo. Dove i nostri chef ci hanno cucinato risotto alla scelta dello chef e cotolette patatine. Nel pomeriggio invece c'è stata un'ulteriore suddivisione dei gruppi, sempre dovuta al maltempo, per fare in modo che tutti potessero appunto svolgere qualche attività. Il gruppo del 2004 e del 2005 è andato in palestra a Tesero ad allenarsi, mentre il gruppo degli 2006-2007 è rimasto in hotel a riposarsi nel pomeriggio e anche a poter sfruttare la piscina, visto che si era già allenato nella mattina. Il gruppo del 2008 e del 2009 invece è andato nella palestra di Masi a continuare gli allenamenti e un torneo improvvisato sul momento, mentre il gruppo formato dai più piccoli, quindi 2010-2011-2012, è rimasto in hotel a riposarsi e a guardare un film. Verso le 6:30 tutte le attività sono finite, tempo di prepararsi e comincia la cena, a base di una pasta ai fagioli seguita da una torta salata accompagnata da mozzarella e prosciutto. Dopo la cena i ragazzi hanno potuto cimentarsi nella caccia del tesoro, dove divisi per gruppi avevano il compito di trovare il tesoro, che in questo caso era Federico Rossi, il ragazzo del 2000. Grazie per aver seguito questa puntata del TG Camp e noi ci vediamo a domani mattina. Ciao! Ciao!